sbarco della nave Trieste che vediamo alle nostre spalle, imbandierata e predisposta per accogliere sabato mattina il Presidente della Repubblica Mattarella. È la nave più pesante mai stata costruita in questo cantiere e pertanto c'è un dubbio su dove posizionare il pubblico sciolto dei cittadini di Castellammare, perché probabilmente il varo solleverà un'onda tale che compromette la visione, quindi non si potrà fruire delle banchine giusto alle spalle del varo. Intanto il grido che concluderà la cerimonia, il grido tradizionale, è come codificato da Ferdinando IV di Borbone: madrina, in nome di Dio, taglia! Questa sarà l'espressione conclusiva. Ma questo varo non è solo il varo, non è solo soddisfazione degli operai dei cantieri di Castellammare, è anche un riversare antropologicamente una serie di sentimenti di rivalutazione della città. La città sente la città fatta di quelle famiglie di cui quasi in tutte le famiglie si annovera la persona che lavora nei cantieri. Chi non ha un genitore ne ha sicuramente uno zio, chi non ha uno zio ha sicuramente un conoscente. E quindi la città di Castellammare guarda a questo varo con grande orgoglio e soddisfazione. E poi, contrariamente ai vari precedenti in cui sono stati dei tronconi completati poi alla Spezia, in questo caso questa grande portaerei, la portaerei Trieste LHT Landing Helicopter Docking, sarà completata in questo cantiere con tutti i suoi armamenti. Le corderie che vediamo sotto sono state adibite ad alloggio per il genio militare, i tanti vari ingegneri necessari per installazione e costruzione. Gli ultimi ritocchi prima del varo, ma è tutto pronto.